Eccoci sbarcati a Portoferraio, la bellissima isola d'Elba, in occasione della sesta tappa del reality show di Bricofer. Prima di incontrare i nostri concorrenti, andiamo a vedere la loro scheda. Giuseppe Carletti, età 37 anni, professione impiegato, originario di Piombino, vive a Rio nell'Elba. Inna Saraniuk, età 34 anni, professione casalinga, originaria di Bender, Moldavia, vive a Rio nell'Elba. Buongiorno a tutti, eccoci qua dall'isola d'Elba con la prima coppia di oggi, una coppia di neosposini, tra l'altro. Non siamo realmente in due, ma siamo in tre perché la nostra Inna aspetta un bimbo o una bimba? Bimba. Una bimba, benissimo. E come te la cavi con il bricolage? Mi piace. Ti ogni piace? Ogni tanto vengo con mio marito, ogni tanto con la mia mamma. Uh-huh. E sempre compriamo, non andiamo mai a mai voti, sempre qualcosa. Senti, ma e tu invece con la manualità ti piace costruire, fare? Sì, anni che costruisco cose col pedazzo. Senti, ma sei emozionato per questa new entry in famiglia? Abbastanza. Sì? Ricercata? Aspettata o arrivata? È arrivata. Arrivata, va bene. Però era una bella emozione. Beh, immagino di sì, il primo. Sì. Ok. Allora, primo bimbo, fase 1. Eccoci arrivati in un momento importante, quello della scelta delle buste. Per le buste abbiamo bisogno della nostra valletta, chiamiamo Virginia. Ciao Virginia. Ciao. Allora, abbiamo due buste. Prova uno o prova due. All'interno avrete poi diversi oggetti da acquistare. Tu scegli la prova 1 o la prova 2? Facciamo scegliere le donne. Facciamo scegliere le donne. Prendiamo la prova 2? Convinto? Prova 1. Prova 1? Scelgo le donne, ma alla fine decidono i mariti. Però i nostri concorrenti hanno scelto la prova 1, fase 2. Eccoci arrivati al momento della consegna della busta numero 1 ai nostri concorrenti. I nostri concorrenti avranno 2 minuti di tempo per aprirla e leggere attentamente tutti gli oggetti che dovranno acquistare. Prima però vi consegno le chiavi dell'auto che vi serviranno poi successivamente per caricare tutti gli oggetti. Siete pronti ragazzi? 3, 2, 1, via! Un assegno da 70 euro. Allora, voi avete a disposizione un trapano, un avvitatore, un set di punte per trapano e avvitatore, un seghetto alternativo senza le lame e un martello, e dovete acquistare del legno, delle viti, dei chiodi e della vernice. 5, 4, 3, 2, 1, via! Serve cotta. Ragazzi, vi può servire il metro? È gratis. Vai. La nostra coppia di sposini ha pensato anche alla futura figlia. Vediamo se gli bastano nel budget. Speriamo. Buongiorno. Allora, lì vedete, fanno di legno per fare una cosa. Un Rottweiler? Cane dolce. Ah, bene. Eccoci qua con i nostri concorrenti alla prova dello scontrino. 4 euro. I nostri concorrenti hanno speso 66 euro e 11 centesimi. Allora, in questo periodo da Bricofer si può donare 1 euro per la lotta contro l'autismo. E io dono. Lo doniamo? Sì. Facciamo del bene? Sì. Sembra un'ottima scelta. Spesa fatta e finita con 67 euro e 11 centesimi. Fase 3. Ok ragazzi, da questo momento avete 20 minuti di tempo per uscire, caricare l'auto e recarvi nel nostro punto dove poter costruire il tutto. Siete pronti? Sì. Carichi? Sì. 3, 2, 1, via! Allora.
assolutamente sì. Ho fatto io. Allora. Ragazzi, ultimi 10 secondi. Io sono un navigatore satellitare. 5, 50 metri, 4, 3, 2, 1. Stop ragazzi. Lavoro perfetto. Cuccia Vergara, diciamo economica con 70 euro. Fase 4. Ragazzi, votateci che la prossima cuccia verrà più carina di questa qui. Grazie.